Ciao! Lo so, è da molto che non carico un video, più di un mese, ma lasciate che vi spieghi una cosa. Tutti gli youtuber arrivano sempre a questa situazione, diciamo. Succede che arrivati a un certo punto ci si stufa di fare video. Non perché la passione sia svanita nel nulla, non è possibile, ma per tanti altri fattori che, sommati, determinano il fatto che si perda la voglia appunto di creare video, di registrare. Se poi si aggiunge anche il fatto di non avere abbastanza tempo, è ovvio che non esce niente di buono. Questa situazione si può risolvere, secondo il mio pensiero, in due modi. Il primo, fare finta di niente e continuare a registrare, ma questo secondo me significherebbe abbassare di molto la qualità dei video e quindi perdere la capacità di intrattenere, che è la qualità principale per un youtuber. Oppure, il secondo metodo, quello che secondo me è più corretto, è quello di fare una pausa, cioè in modo tale che la voglia salga sempre di più sino a che la vena creativa supera qualsiasi problema e ci aiuta a mostrare il meglio di noi, la nostra fantasia, producendo poi dei video di altissima qualità, mettendo insieme tutte le idee che poi, tra l'altro, nel periodo di pausa ci siamo, diciamo, tenuti in serbo. Come potete immaginare, io ho scelto la seconda opzione perché è la scelta più corretta sia per me che per voi. A me, sinceramente, non interessa il denaro che avrei potuto ottenere continuando a caricare video anche di dubbia qualità, diciamo, perché di certo non li avrebbero guardati molti, innanzitutto. Sinceramente non mi pento di essermi preso questo mese sabbatico, questo mese e mezzo, insomma. Mi è servito molto, mi ha permesso di riposarmi, di trovare anche la voglia e la fantasia di produrre intrattenimento puro alla fine. Cioè, mi prendo la responsabilità di questo, so che dovrò lavorare duramente per riavere quell'audience che avevo prima, ma lavorerò ancora più duramente perché l'audience sia ancora più elevato rispetto a un mese fa. Io sto cogliendo l'occasione per riformare il mio canale, infatti da oggi potete dare il benvenuto a Spigliarmacchiato Network 2.0, più figo e divertente che mai. E tratterò nuovi giochi mai trattati nel mio canale, nuovi vlog anche in compagnia, addirittura nuovi video divertenti realizzati con i miei amici, diciamo la mia crew. Preparatevi perché questo è quello che vi aspetta, questo è quello che ho in mente per voi. Call of Duty Zombie. Ripercorrerò quasi interamente tutta la storia della famosissima modalità di gioco di Call of Duty. GTA 5. Come poteva mancare il nuovo capitolo di una delle saghe di giochi più famose al mondo? Giocherò online e in single player, misurandomi addirittura con alcuni di voi, in modo da permettervi di interagire in prima persona nella mia serie. Ma le novità non finiscono qui, ci sarà il proseguo di tantissime serie, per esempio non mancate per la quarta stagione di TechCraft, la serie di Minecraft che ha rivoluzionato il mio canale, con tantissime novità e un modpack tutto nuovo. Oppure il continuo di Hitman, con l'assassino più famoso nel mondo dei videogiochi. O il continuo di Outlast, il gioco horror che ha spaventato milioni di giocatori, compreso me naturalmente. E non può mancare neanche il gioco più soft e divertente trattato nel mio canale, la serie di Happy Wheels continua, con una carrellata di episodi più divertenti che mai. E ci saranno tante altre novità. Manca poco, sto tornando. Anzi, date il benvenuto a Spigliarmacchiato Network 2.0.